Sono le 22:39 in questo momento, l'attimo in cui è iniziata la tragedia. Per la prima volta in diretta televisiva la lucciolata che commemora la tragedia del Vajont, la toccante veglia in movimento partita da Erto e Casso è giunta alla diga nell'ora esatta del dramma di 60 anni fa. È solo uno dei tanti momenti di forte impatto emotivo dello speciale Ring andato in onda lunedì sera su Antenna 3 e che vedremo su Tele4 mercoledì 11 ottobre alle 21:05. Immagini, emozioni e testimonianze nei racconti dei sopravvissuti. Io continuo da 60 anni ad avere delle problematiche che mi creano parecchi problemi. Perché non riuscire a bere un bicchiere d'acqua, non riuscire a dormire prima delle 4 del mattino. Ci ha colpito il cimitero di Longarone e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti, è una cosa da non dimenticare. Speciale Vajont, la notte della strage, ha fatto registrare record ascolti su Antenna 3. Primo passaggio, dicevamo, di Mattarella oggi proprio al cimitero, con un'immagine fortissima, quella sua passeggiata tra le lapidi. Insomma, una di queste sue richieste, che appunto vengono da tanti che hanno vissuto sulla pelle questa tragedia e per conto di chi non c'è più, per la loro memoria, è stata accolta dal Capo dello Stato, cioè le carte devono stare a Belluno. Io penso che non mi capiterà mai nella vita, penso, di poter avere questo momento, un momento in cui il Presidente per 5 minuti è rimasto immobile ad ascoltarmi. L'appuntamento è mercoledì sera su Tele4 alle 21:05. La voce di tutta la comunità del Vajont